Sente che già la gola è quella che è. Benvenuti tutti dallo chef, che tanto che manco dal canale, sono pure mezzo tappato. Qui siamo con dottor Nicola, ma... Buonasera. Dici Nicola, cos'è che andiamo a festeggiare oggi? Quanti anni? Uno o due? Due anni. Addirittura due anni. Qui manca il terzo, ecco il terzo. Eccolo qua. Cos'è l'antipasto? Sì. Antipasto. Questo l'aveva fatto mimare? Oh, sorpresone, questa è la bella della diretta. È carambata, stiamo questa sera al 66 ristorante, un ristorante quando 66. Si mangia questi? No. E per festeggiare questi due anni, un bel all you can eat, ragazzi. Non c'è il cartello, vi faccio vedere, era laggiù. Grazie. E quindi ecco qua. Salutiamo Diego della Vega. E questa sera vediamo anche il suo prima volta all all you can eat. Sì. Che non si direbbe, non si saprebbe, non si direbbe, ma però è perché io invece posti. Lui posti di alta classe, invece andiamo a sfondarci, via, andiamo, via, ci riprendiamo dopo. Io non devo capire perché è cambiato gli ordini a Danny adesso, quindi devi scegliere, dopo fa la X su sta roba qua. C'è anche cucina italiana, battaglia navale, eh? Sì, più o meno, però è da studiarla, perché c'è anche cucina italiana. È una miseria. Cosa volevo fare? Tempura? Io tempura dei gamberi pure. Qui c'è tutta roba di tempura dei gamberi, eh? Qui c'è tutta cucina asiatica, forte, ma c'è? Quella italiana non ho capito. Ma io dove voglio sta. Per dire adesso. Ma vuoi pure cucina italiana? No, ero curioso per sapere cosa... pollo, guarda. Le carni, potevo fare le carni. Ero curioso di sapere cosa c'aveva. No, io vado, visto che è un po' che non mangiavo. Un po' di zucchero. Vado del sushi. Tieni, che? Anche te, un bel tartare di salmone, vedo bene. Sì, ma tutto qui così? Penso di sì. E poi avevo che fatto da casa. Allora ci buttiamo su. Guarda, quella italiana, fatto la roba Io perché ancora non l'ho visto, quindi. Aspetta un attimo, prendo subito il bicchiere. Sì, non ti preoccupare. Tre bicchiere. Tre. Tu avevo cosa ci consigli, più che altro? Monolato. No, adesso prendiamo io penso uno di tutto. Montali. No, a sto punto se ci buttiamo su quelli cinesi come da cosa? Da Prassi. No, da quell'altra volta. Era meglio col tablet. Partito loro, di degustazione. Degustazione. Allora, cos'è che ti piace? A me mi piace. Questo non mi dispiacerebbe. Tartare del salmone. Tuna. Dov'è? Tuna pistacchio, quante ne vuoi? Io uno. Penna. Eccola, dottore. Due. Zero, aspetta, fammi quanto sto dietro. Prima pagina? Allora, cominciamo dalla prima pagina. Noi avevamo scelto il tuna pistacchio. E cos'è? Tuna scottata pistacchio. Vabbè, pillo. 3x, tu devi fare. Qui non basta però, qui non basta però, c'è solo. Dopo se vuoi andare avanti. Vabbè, tanto tuna pistacchio, poi dopo se mai fammi riportare. Poi mi giri. Aspetta, il tartare salmone. Aspetta, gira. Ah, vuoi ancora? Abbiamo detto questo qui? No, tuna pistacchio è questo. Mi gira, non mi piace niente. Ah, bene. Ok, vabbè, uguale. Questi carini. Chi è? Sa che scatola. Allora, a me mi... Dove sei arrivato? Aspetta. Vabbè, sono alla campagna. Tanto a me Nigiri non mi piace. Allora, Nigiri sì. Io ho girato. Vuoi intorno è un... Nigiri io o Nigiri? Un Nigiri gambero cotto. Giri, girato. Io un Nigiri gambero cotto. E io prendo ma come ricordo salmone. Più. Dopo quando t'arriva vedi. Sì. Nigiri sake uno. E un Nigiri salmone cotto. Gambero cotto. Gambero cotto. Ok. Te, allora te io non li vuoi. Io ho un temaki. Temaki. Tonno scottato, bello. Ci lo devi vedere, ma? Io un tonno scottato. Tonno scottato. Che non c'è. Mi giri? Lo scrivo io? Tu non ascoltato, ecco. Io un 29. C'è scritto i numeri? Sì. Abbiamo un 29. Un salmone temaki. Un salmone, un tamaki. C'è scritto il numero? C'è. Ok, vai. Continuiamo. Buoni pure. Continuiamo, ragazzi. Giriamo. Questi lo volevo provare. Perché? Tonno e salmone? Sì, io lo prendo. Non so cosa c'è dopo, andiamo a vedere. Allora. Quelli dopo sono i maki fritti per forza, raga. Assolutamente. Dove è? Maki fritto. Maki fritto. Allora. Omosumaki lì. Leggi un po' come ti è fatto. Uramaki. Cosa c'è? Io direi con l'uramaki, con il giorno cambia. Uramaki pillo, tanto quanto è 4 pezzi. Futomaki?
Dai, dopo, quando è? Quattro pezzi? Raga, dopo, è quattro pezzi, allora dopo prendiamo c'è la sala roba che sono tanto. Cura macchina, non ti preoccupare, le metto dentro la cosa. Allora, l'Uramaki... Dov'è il numero? 40. Uramaki fritto, uno. Uno solo, uno dopo... quattro pezzi, è quattro pezzi. Allora, pure quello sopra, l'osso magico, qualcosa di... L'osso, ma... perché c'è l'osso? Aspetta, l'osso fritto. Ma scusa, prendiamo spicy questo, dai, che dai, buono. Due, due spicy. Il 42. Spicy bene. Tuna? Andiamo, pezzi? Andiamo... quattro pezzi. Spicy... O andiamo Uramaki qua. Tony Uramaki? Questo è oh, buono. Oh no, io voglio quello lì, aspetta, chicken Uramaki. Il chicken. Sì, dai, 48. Ma dai. Dai, dai, 48. Dai, sono giusto perché sei te. Vabbè, in via eccezionale dopo, stasera. Dopo vedremo, no, ci cambiamo. Tu non lo metti? No, c'è pure il POC, c'è pure il POC. Ma chi ci sta? Ma quanti pezzi è, ragazzi? Quattro pezzi. Dai, dopo stavamo facendo, vediamo. Oh, e guarda che io sulla cucina asiatica più un botto di roba dopo, eh. Perché esempio i ravioli li voglio. Ah, è vero. Vabbè, oh, fate voi, io mi fido di voi. Un ravioli di gambe lo prendiamo. Oh, c'è pure. Guarda che storia, c'è Vietnam roll, questi li fa di casa mia. Allora, c'è alle verdure, con la carne o con i gamberi? Ah, oh, sei già tagliato laggiù? 80? Allora, aspetta, io volevo... Anche perché dopo lo devi andare. Aspetta, non è finito. Ah, questo è asiatico. Che cazzo è quello? 80, oh, via i ravioli al vapore? Noi prendiamo i ravioli con i gamberi al vapore. I ravioli di carne voglio, 78, dai, vai, 78. Ah, in attempo, 78, 80... 78 80 e la tempura quanti pezzi è tempura? Questo tre pezzi. Pezzi. Questo non due. Non volevo fare due pezzi a testa. Che roba? Tempura di gamberi. Io non ho. Uno ora. Io non cosa tre? Finiti, tagliamo. Se tu ci vuoi pane? Lascio, sì. No, mi serve la roba italiana. Tempura. Sì, tempura mettecelo. 83. Cucina asiatica, aspetta. Fammi uno mezza testa. Due non mangia. Vabbè. A mettete uno per. Vabbè, fatto. Mai segnato. Poi te cosa guardiamo sotto dopo avanti, c'è la cucina asiatica. La cucina asiatica. Perché hai saltato dopo? La cucina asiatica noi abbiamo già fatto. Abbiamo ok, insegnato. Andiamo avanti. Quella italiana la saltiamo. Antipasti di mare, baccalà fritto, salmone marinato, patatine fritte. Trippa di mucca al parmigiano. Oh, primi asiatici. Olive verdi c'è pure. Primi. Allora, udon frutti. Primi italiani, vedi, pasta ramen, carodi, bro, pure il rame. Dopo c'è la cucina italiana, salsiccia alla griglia. Me ne passa, c'è pure la frittura mista. No, dai, così mangiamo le altre cose. No, vabbè, se andiamo avanti con quello, poi vediamo. E un coso, un riso alla cantonese, sappiamo. Il riso cantonese sì, dai. Dai, quello. Il numero? Oppure il riso curry. Questo c'è gamberi, sale e pepe. Numero? Riso cantonese 115. Uno, Sì, però aspetta, Non sono davanti. Aspetti, riso. Io dolce. No, dolce no. Quelli devi far pagare a parte. Ma poi c'è gamberi, sale e pepe. Questo, perdete. Cucina asiatica. Vabbè. 115 l'ora segno, Sì. Le salse te le porta, sì, le salse. Ce l'hai già qui? Un po'. Ah, quella lì? È solo quella. Però aspetta che ci secondi pure che mi intrigano. Qua c'è l'imitazione di Kelly Grant. Imitazione. Ah, Nicole, segna un 135, manzo con salsa piccante. Magni te? Sì, sì. Io mangerei pure una bistecca qua. Allora, dopo vedere che ce n'è però. Vabbè, dai. C'è tanta, Tanto ordiniamo questo qui, dopo. Vediamo nel fatto. Rifaccio fogli per la fotocopia e rifalla. No, dai, adesso per adesso. Adesso vediamo un po'. Tanto mangiamo quello che ci pare. Ragazzi, sì, quello serve. Va bene, intanto ci versoci la birra. Cosa, allora, che birra abbiamo preso? Facci vedere una. Asahi here. Asahi. Io volevo quella. Dai, ti prendo ora. Pensa che c'era solo questa. Scriviamo, come andiamo? Bene, bene, abbiamo segnato tutto. Il numero del tavolo. Guarda, se suggerei proprio un contabile. Sì, 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 ma anche i manicotti, perché di 16. Pensa che le birre non so manco quanto costa. 2 trattino 16, ho segnato 2,16. Sì. Cosa che c'è scritto? Sì, vabbè. 16. Va bene, faccio la foto di rito, 8, siamo 8. No, c'ho la foto di rito.
Teschi, che scrivi in giapponese. Fatto in giapponese. C'ha la foto di Rito, vai Nicola, la faccio io la foto di Rito? Con le birre? No, no, la fa. Dopo la modifichi te. Qui stoppiamo intanto, aspettiamo che arrivi alle portate. Cosa è successo con la comanda? Cosa è successo? Perché segnai te, sei te lo scrivano, quindi ti devi assumere le tue responsabilità. Stato, vabbè, nessuno mi ha controllato però, è andato sempre no, a abbiamo secondato, ci siamo finiti. Sei te quello con il gilet. Ho capito. Quindi cosa è successo? Pochito che. Niente, è successo che i primi ordini erano da fare. I primi ordini erano da fare tutti nella prima colonna. E giustamente siamo arrivati alla terza. E con le X neanche. E una volta consegnato il foglio abbiamo sentito dalla cucina uscire fuori un bestemmione in cinese. E gesticolava qua a mannaia. È arrivato la prima pietanza. La papa, tanto. Tesino di magno perché non mi piace. Due bacchette. Chi è? Non c'è le bacchette. Come no? Grazie. Ah, grazie. Grazie. È arrivato questo per me. Si è comportato in tre, bravo. Chiese per me e fammo le foto. Io non so che cosa lo famo, la piazziamo, mangiamo. Dai, dopo lo staccato. Ci prenderemo strada facendo. Come un giro? Uscì? No, mi giri. Mi giri? Cortesemente laviamo la mano. Guarda che food vlogger che è. Grazie. Grazie. Va bene, mangiamo. In modo tale che. Mi vedete? Mi vede mentre mangio che non siamo per lo spettacolo. Dato Nicola gli ha dato il riso alla cantonese. Leggo, mangiare il riso cantonese. Che questo riso ci tappa, ci fa un mega tappone. Però non lo sa del piatto. E quando arriva sushi che si vede. Si vede un lottatore. Lottatore. Su cantonese non ha più un altro piatto. Il cantonese è buono. Riso cantonese schiantato. Non sai cosa, c'era udon perché ai frutti a mano non mi piace, se no era buono. Non mangiai mai udon, io mangiai poi udon. Porta giù al sashimi. E poi Nicola alla fine non è il tuo primo all'infinito, la sashimi hai fatto all'infinito. No, però l'hai tolto. Eh sì. L'ho preso un po' di ancora sta bestimando con il cuoco. Ma è pure ha cucinato. Stavo a dire, la forchetta mia? Passami un po' la forchetta che io la sto allattando. La tua qua. Vabbè, il cantonese ti è piaciuto? No. Il cantonese è bellissimo. Ce l'ho allenato, ce l'ho. Non stanno facendo di più. Ce l'ho allenato, ce l'ho. Nicola, per un pacco ti fa uscire. Luggio possiamo per. Sì, ma io te arrivo così. Finisci domani. Finisci domani, sai? Carne ti mangio con questa. Carne mangio è tua. È tua. Grazie. Guarda qua, foto. È arrivata la carne di mango. Tac. Ottima scelta secondo me. Ma infatti è da condividere con il. Commensali. Ottima scelta. Nicola, prendi la proporzione, su. Va bene, la prendo io. Non esisto. Sai quanto è compiuto il bacchetto in mano? E che la bacchetta dice? Prima di ieri sera. Questo quello che c'è? Boh, bagna. Ah, è il tuo. Il tuo. Il tuo carpale. Eccolo. Bene. Nel mentre è arrivato anche il tuo carpale. Questo lo faccio. Sono un pezzettino piccolino. Via, via, che è piccanto. Questo invece è il tunnel, tunnel. Va bene, fate intanto ci mangiamo. Tenga? Ci bava per tutto. Io. Ma non mangio. Aia. Bene, bene. Chi ci vuole? Tutto qua. Togliesi i fiori che mi mangiamo. Mi copre pure Nicola, mi copre. Non so che è una bella vita, però. Oh, col frigo ma col piccante è buono, Intanto vi faccio vedere le altre portate. Che è il fritto. Qui sono i ravioli. Vabbè, questa roba qua. Facciamo un bel focus. Se cioè, sarà mal di mare questo. E prossimamente andiamo all'acqua. Ottima scelta sto male, piccante.
Andiamo a acqua? No, aspetta, non l'ho aiutato, sono squalificato. No, come fai? Via qua, perché voglio vedere quelle... No, no. Come fatti a vedere quelle... La tua prensilità. Come che... Addirittura due, tre, quanti ti presi? Una bestia, una bestia. Ah. Dai, Nicola San, qui. Qui qualcuno gioca a scuola, eh. Nico. Thank you. Arigato. Un ambo fotografico stasera. Ha preso bel via adesso però, eh. Ha cambiato qua, con quadro la tua via. Con la mano che è tutto. Fanculo con gli altri. E io. Quindi c'è Nicolo. Un attimo. Puntiamo su di te. Com'è il lavoro del vapore? Scotta. Hai fatto la fantozzi. Tu mangia. Mangiale. Tu mangiale. Tu mangiale. Mamma mia. Ascoltava tantino. Guarda, ti aspetto il WhatsApp. Sì, okay. Non credo, perché voi che ne... Sotto c'è la carbonella. Ma cosa è così caldo? Te ne hai preso? Amici di Caracas. Sì. Attendeli io, saggio cinese. Beh, c'è più così. Questo si rende. Leggo. Voglio anche l'acqua. Se ne fritti. Bisogna anche pedale. La bella di oggi. Proviamo questa, proviamo. Questo vale. Vale, qua, andiamo. Arigato. Questo che lo vogliamo io, poi. Un appollo. Che cosa abbiamo qua? Questo appollo, appollo. Questo è da... Oh, si è bestemmia. Guarda, un picchino là, eh. Quella poi che pensavo, che i tuoi. Mette per 5. Cosa? Provale, provale. Appollo. Perché dopo se passa la tempistica giusta, passa la fame. È da riordinare direttamente. Quanto buono. Sì, prego. Quale? Te l'ho detto, questo la riordinare sicuro. Io menare questo perché mi sto a cagnare, sto pure a buscare. Anche Diego abbiamo la maestria del top. Ah. Raga, io mangio più. Dai, mangia. Che è già vostro? Io più. Vuoi anche assaggiare? No, gambri non sono abietto. Raga, posso sono stato così. Perché? Sa fatica? Vabbè, io mangio pure il pollo. Sì, ragazzi, scappi. Volevi pulire con la truta? Come è più Nico? No, no, sono signori. Corti signori. Corti signori. Perché alla tavola prendi per due e alle altre due bere. Qual è qua piccante? Salsa agrodolce. Tendelo, wasabi. E questo? Piccantissimo! Sì? Sì. Lo già è piccantissimo. Ah, lo zuppa? No. Ci vuole anche Nicola San. Nicola San, Nicola San, io dico niente. Ragazzi, io lo ciao, buona sì. Sta pure, no. Fa molto.
Lo vale questo col pollo? Lo sa buono. Non è neanche tanto piccante. All'inizio lo senti e poi dopo te sei ammorbidissimo. Questo è un po' piccante. Questo è piccante, ma come cazzo più? Con questi. Ho capito, devo zuppare. Zuppale. Formatemi. Lo ci puoi. Lo abbiamo. No, questo no. Buono. Un giro cantonese in quello sarà piatto, tanto. Quello è buonissimo. Cazzo si pizzica. Oh, mi fai studiare il secondo giro? Guarda che mi sa che non grosso già ce l'ho fatta. Non ho sentito tosce. Lo stiamo perdendo? Ho sentito tosce. Io ragazzi, non mangio un'altra cosa. Veramente ottimo. Io non mangio più. Intanto tocca a te di spegnere. Ormai si è freddato. Ormai si è freddato. Ormai non mi incula. Mi è rimasta una bacchetta. Tu c'hai? Ha detto che non scorda più. Ah sì? C'era giù, c'era carbonera, cazzo, stava scordando. Fortunate che è mangiato. Ah, c'è la pesa! Allora, ce la prendiamo. E questo pure più caldo. Lo giro pure sotto? Questo pure più caldo. Attenzione alla sopesa, c'è la sopesa, c'è stato il cofono, tac, sotto. Questo prima di mangiare. Cos'è che è? Non lo so, però qualsiasi cosa è esperto. Io mi sono studiato, raga, riso saltato con boccucini di pollo. Ma rai coppa. Questa? Allora picca. Veramente buono, veramente sì, buono. Sì, stai a piangere, sai? La piangere con certezza. Io mi bevo la bistecca. Io penso che fa un schifo. Oh, piano con un maiale in acqua dolce! Mica niente! Segna che non mi scordo! Un 136! Come ce l'ha segnato sto giro? Andiamo a fare, segnatemo a Ciao Giudì! Com'è? 136 maiale in acqua dolce! Quanti dischi? Uno? Due! La signorina? Perché due? Perché ne hai due? Abbiamo due! Ah, ma allora piano! No, io maiale non ho! Vabbè, maiale... Poi è 112, che è riso saltato con bocconcini di pollo. Quanti? Uno. Poi un altro riso alla cantonese? Riso cantonese dove stava? 115. No, non prendete riso, no. Non toppate, ragazzi. Allora ripiamo i sushi. Pacchero con ganno. Arpiamo i sushi allora. Non siamo andati a finire. Allora, vedi qui, i sushi da arpiarlo, quello lì, un amaki fritto. Cos'hai preso prima te? 40 o 41? Cos'era? 40 è il bello. O ripi 40 o famo un 41, che almeno è. Famo futaki machi. Fumaki. Futumaki fritto. Potrei prendere il 41. Questo segna così. Vai, hai segnato. Non mi piace il nome. Hai segnato il futumaki fritto? Uno. Ok. Ah, ripia quello lì di pollo, che dov'è che è? E cos'era? E te lo trovo. Eccolo. Oh, questo 5, lo volete? 48, yeah. 48. 48, 1. Vai. Un 47, lo volete? Preso. No, 47, l'avete preso? Ho pite, dai, tanto è quello con i gamberi. Quello volete sopra? No. Lo volete. No, è la stessa. Okay, 47, 1. Che si è buttato. Salmone marinato, non vedi? Non so, 97. Quello 97, guarda. Quello sono i coglioni. Allora, non mi ho il basso. No. Oh, il naso non è più. 97, guarda un po' chi è? Questo qua. No. Io direi pure una bistecca. Bistecca dopo per finire. Ho pulito la bocca. Oh, ma il pollo fritto. Io questo prenderei. Chi è? 38. Calassi, 38. E intanto partiamo con questi. Guarda, finisco quello di... No? Sì. La portato via. Ci siamo capiti, Brian. Finisco, l'ha portato via. Oh, raga, l'ho assaggiato io? L'ho assaggiato, questo, che merita, che l'abbiamo riordinato. Occhio, Nicola, che te parte. Attenzione a Nicola. La guerra Nicola con Ciucci. Ci gira. Ce la farai a portare via tutto senza spaccare tutto? Eia, era lì che... Vabbè, infilzalo.
Aia! Com'era, belli? Vabbè, scopriamo che... La carica loro. Sì, l'avanzale è andato via. L'avanzale è andata via. Qui abbiamo spazzolato tutto, come potete vedere. E siamo al primo giro o al secondo? No, primo giro. Primo giro. Abbiamo fatto un secondo ordine e vediamo se è veloci, beh, perché sennò passa la fame. Se veloci, mi sarebbe da piena un'altra birra, ma ordiniamo un'altra boccia d'acqua? Acqua e birra. Va bene. Altre portate di cui quella una è già finita. Guarda che quel carino che fa in quanto. Lì il riso col pollo, non so cos'è che è, boh. Ho preso pure questa roba. Per i famosi chips. Molto buono. Chips e gamberi. Beh, ragazzi. La pubblicità. La presa la strada. Arriva quello con delivery. Non è manco una cosa, la fate portare. No, non c'hai pensato. Voi non ci avete pensato. No, ci ho pensato, ma ho pensato che non è caro. Andiamo su pollo, va. Che la faccia brutta. Un pollo. Mamma, guarda, un pollo. Lego? Lego. Questo è McDonald's. Cos'è la cotonete col pollo? La resatrice. La piena, guarda il tuo menù a fine, c'è una faglia segreta, si tira la pendura. Questo è vostro. Si è calmato qua. Vedete com'è, ha depennato, che ho fatto? I primi sì, con la bestemmia. Sì, si sì, ha depennato. In base alla aspettare le costarelle. C'è già le costarelle, no? Ce l'ha. Ma solo perché non ce l'ha. Ma non è detto. Non è detto che non ce l'abbia. Dopo più ordini tre quarti di ristorante, se ne va a fianco, stare a fiato. Non rudavo il tutto. Non ho capito. Prendete riso? Finito, ma io. Ne eri un altro. Di chi? Ne eri un quello di prima manzo piccante? Ne eri tu te? Il manzo piccante era? No, poi. Due ne presi. Non era manzo piccante, era la donna. Mica, prendi quello col pollo. Puntiamo su di te, io credo. C'è un moscerino che girava intorno, dal fianco. Mi sento male così.
E così da mangiare. Non finta niente. Vieni allo studio. E niente, giunti a neanche l'inizio della serata. Siamo un antipasto. Nicola vuole fare forfè. Non è possibile, ma è indegno. Basta a casa 10. Dai, andiamo su qualcos'altro. Io sto all'inizio proprio. All'inizio? Ma tu lo fai? Come lavoro. No, dai, un po' di roba, fiamo. Andiamo a giro sushi. Un po' di riso. Quindi, questa ciccia buttata via. Vabbè. Ciao. Ciao. Tirata la torrettata. Qua, il fritto. La gioia dei fegati. Se posso, di fuori se posso camuffare col fazzoletto ci si altro la barchetta una cosa di per due persone cotta buono quello no, buono era croccante piccante croccante ah. Provare, provare. Provate, provate. Mangiare, mangiare sì. Sto di lavare cucina e piatti. Wow. Pollo agrodolce. Epla. Epla. Oppila. È visolare. Questi sono fritti. Yeah. Ormai è una sfida aperta tra cuoco e l'auto. E cuoco si sente per pulire su qua. E sarà che musica ormai. Domani cos'è? Ma io l'italiano. Sette bistecche. Sette. Le cose gratinate come mi ha fatto prendere. Questa cicce a portare via. No, io di quel posto porto sette mio, dicevo portare. Cos'è questa cicce che sembrava? In tutta la roba ordinata è rimasto solo quel roll che chi è che si pretenderà il roll? Un goccio d'acqua per l'Arzura. A posto. Era da ordinare qualcos'altro. Io ancora ho leggermente fame. Te Diego. Va bene. Ma ci siamo sì, io finiamo il pollo. Finiamo il pollo. E la prossima cena. Saluto a tutti. Scusate gli utenti che sto toccando verso i 3.000 però non muto di